Il 66esimo Festival del Cinema di Cannes si appresta ad assegnare la Palma d'Oro. Una scelta difficile per la giuria guidata da Steven Spielberg. Sulla Crosette infatti ci sono tanti film di alto livello, almeno a giudicare dall'entusiasmo degli addetti ai lavori. Il Festival Internazionale di Cannes giunge alla conclusione. Stasera è il grande momento per l'assegnazione della Palma d'Oro. Abbiamo chiesto ai giornalisti internazionali chi sia il candidato più gettonato stasera. Chi è il tuo favorito stasera? La vita d'Elle o Inside Llewyn Davis? Credo che la Palma d'Oro si giocherà tra James Gray, Roman Polanski o i fratelli Coen. Personalmente preferisco James Gray. I miei due film preferiti per la Palma d'Oro sono La vita d'Elle e Inside Llewyn Davis dei fratelli Coen. Credo che siano i due grandi favoriti, ma la giuria e la stampa non sono sempre d'accordo. Vedremo cosa deciderà Steven Spielberg. Credo che La vita d'Elle abbia tutte le carte in regola per vincere. Tenete presente che il presidente della giuria è Steven Spielberg e che, considerata la sua storia cinematografica, è improbabile che scelga qualcosa di davvero rischioso, qualcosa di strano o qualcosa di avanguardia. Il mio film preferito è quello di Kechiche, La vita d'Elle, una pellicola davvero straordinaria che racconta in maniera molto delicata questa storia d'amore tra queste due ragazze, tra queste due giovanissime. Per me è La vita d'Elle di Abdel Kechiche. La vita d'Elle è il preferito di tutti. Non credo ci sia stato un grande consenso su un film negli ultimi anni. Del regista Abdellatif Kechiche, La vita d'Elle è stato accolto dagli applausi a Cannes. In italiano, Il blu è il colore più caldo, racconta in circa tre ore la storia d'amore di due ragazze. Vas-y, viens là-bas. Allez, c'est des chats. T'es sérieuse? Tu fais quoi?